Foreste si lancia all'attacco per aiutare il suo compagno e arriva con un calcio volante. Baral da sopraffatto da due. Oddio, Mr. Forense, no. Oh, 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 colpo di scena! Colpo di scena! Oddio! Mi è arrivata una ginocchiata. Quindi può dirmi di far star fermo l'arbitro. Ma dopo le prendono. Questa non è una minaccia, ma è una promessa. Parole dure di un uomo ancora più duro. Buongiorno a tutti ragazzi, ci troviamo in spiaggia a Sottomarina, provincia di Chioggia. Sono insieme al mio amico Marco, alto 1,90 m, che avete già visto nel canale. Mi chiamo Marco. Adesso siamo qua insieme anche a... come ti chiami? Davide. Flavio ci aiuterà, sarà l'arbitro di questo, perché oggi ragazzi faremo dei match in spiaggia. Noi ogni anno abbiamo l'abitudine di ricreare un ring sulla sabbia. E sfidare dei passanti e vedere chi riesce a reggere la nostra massa. Ora, qua c'è un branco di persone. Chi di voi vuole sfidarmi? C'è qualcuno? Sì, è molto facile in realtà. Chi è? Chi è? Vedo qualcuno dal pubblico. Vieni pure. Vieni, vieni. Vieni. Ciao, piacere. Piacere. Cristian, come ti chiami? Va bene, Barald. Perfetto. Quindi tu vuoi sfidarci? Sì, beh, ma lo rendo anche... anche ritenere una sfida. Abbiamo anche la telecronaca, ragazzi. Sono Patrick e Nathan. Questo sarà il terreno di gioco. Qua abbiamo un ring ricreato sulla sabbia. Fai un'inquadratura. Vi spiego il regolamento. Te, Eri, starai all'angolo destro. Mister Forense starà all'angolo sinistro. Abbiamo comunque 3 round, una presa a terra, spalle al suolo, darà appunto all'avversario. Quindi spalle a terra, dobbiamo fare un blocco almeno di un secondo e ovviamente appunto va all'altro. 2 secondi, ok, l'arbitro è severo, eh. Poi se usciamo dall'anello e solo c'è una penalità e poi alla successiva avviene il punto all'altro e ognuno deve avere 3 punti. Beh, il pronostico di questo scontro probabilmente non servirebbe nemmeno, perché è logico che in questo momento distruggerò il forense, ma non gli lascerò neanche il tempo di capire quello che starà succedendo, che probabilmente sarà già a terra che chiederà pietà al momento. Devo giocare d'astuzia, devo togliergli energie, devo cercare di farlo stancare e quando si sbilancia provare a mandarlo fuori, perché spalle a terra non credo, quindi devo giocare un po' d'astuzia. Buongiorno a tutti, benvenuti signore e signori a questo incontro sulle spiagge di Sottomarina, il tantissimo atteso incontro. L'evento dell'anno, direi, Patrick. L'evento dell'anno, assolutamente. Sono Patrick Schenato e sono qui con il mio collega Nathan Mazzone. Vediamo gli sfidanti entrare. Abbiamo dal lato destro Mister Forense, un concentrato di cattiveria e spavalderia. E invece dal lato sinistro abbiamo Eric, detto Barald. Oserei dire che è il favorito per questo incontro. Sì, credo proprio di sì. Partiamo subito, ricordiamo le regole, fuori dal cerchio è punto per l'avversario, schiena a terra è punto e la penalità le abbiamo... No, fuori dal cerchio è penalità. Ok, abbiamo subito una presa da sopra da parte di Barald. Barald che si rialza, Forense resiste, se lo tira giù. Sulla schiena. Non si capisce, lo riprende. L'arbitro non conta. L'arbitro non dice niente, lo tiene giù. Credo non sia punto, niente, Nathan. Niente. Trovo che sia molto... Oh, attenzione, l'ha preso per la gamba, è giù, ed è punto. Ed è punto per Barald. Una presa fantastica quella alla gamba. Mister Forense non se l'aspettava assolutamente. Ha sbagliato completamente, l'ha detto prima nelle interviste pre-partita. Barald lamenta un'uscita di piede, quindi è una penalità. E si riparte subito. Barald parte con uno scatto felino, oserei dire. Grande potenza, attenzione, a terra. È giù Forense ancora. È giù. E la stazza di Barald sale sopra, ma Nathan è una cosa impressionante. Impressionante. Penso che sia proprio impossibile per Mister Forense riuscire a prevalere in questo incontro. La trovo una sfida a senso unico. Mano in faccia, mano in faccia. È giù ancora sulla schiena ed è dovrebbe essere punto. L'arbitro non dice nulla, però. Incredibile. È punto. Secondo punto strameritato. 3-0. 3-0, finita. 3-0. Ci siamo persi un punto. Per le penalità. Per penalità, quindi sì. 3-0, sì. Andiamo a intervistare. Allora, ragazzi, com'è andata? Mister Forense, parla tu. È stato bravo il ragazzo, è stato molto bravo. Diciamo pure che la tua spavalderia è stata nettamente soverchiata. È stata sotterrata sotto un velo di sabbia. Io dai ammetto che è durato più del previsto.
ero convinto di buttarlo giù molto velocemente. È a nervo, ragazzo, ma alla fine il pronostico quello è stato. Un netto 3-0. Ma Nathan, scusami, con Mr. Forense non c'era mica un altro ragazzo? Sì, erano tre in teoria i partecipanti. Mi chiamo Marco. Marco, detto Maghe, che doveva battersi, ma a quanto pare è scappato. Dove... ma... è scappato... è lui? Sentiamo, mi sembra... Ma... Baraldo, scusami, prima non c'era un altro ragazzo che se la sentiva sì, di... Sì, 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 l'ho visto che penso sia andato a nascondere, non so che fine ha fatto, voglio come? Distruggere lui e il Forense insieme. Insieme lanci una sfida sì, due contro uno. Ma sì, prima facevano i galletti in due... Mi scusi, ma lei è un grande. Grazie, modestamente. Ma non è mica quello lì dietro, ragazzino, dietro? È lui, ma è lui, è lui. Sta facendo finta di niente. Maro, scappa e... No, ho visto un attimo l'incontro, ma ho detto aspetta un attimo che qua... Ti sei spaventato? Questo ha del clamoroso. Non ho mai visto nulla del genere, Nathan. Mai visto questo. L'ha preso. Forense si lancia all'attacco per aiutare il suo compagno e arriva con un calcio volante. Ah, beh, ma questo... No, Marco con una presa al collo. No, questo non va bene. Oddio, due contro uno fuori dal ring. Non è più... Questo non è più ma sport. Ma l'arbitro, dov'è l'arbitro? Dov'è l'arbitro? Oddio, questo non è più sport. Lo hanno bloccato. Lo hanno bloccato, Barald sopraffatto da due. Oddio, Mr. Forense, no. Attenzione. Questo no, è... ma questo ha dell'assurdo, questo è tutto fuorché sportivo. Assolutamente. No, vergognoso. Barald no, non ne può più, è stanco. Salis. No, ma ragazzi. Due contro uno. Questo è il codardo adesso si erige. Il codardo, ma cioè. A casa, io direi solo a casa, sei scappato. Non fatelo a casa, assolutamente. Adesso c'è da capire, Nathan, se si vuole fare un incontro regolamentare. Non so se si possa andare avanti dopo una cosa del genere. Baraldo, sì, sei... Tempo di recuperare un secondo. Ok, è stremato. Sicuro? È stremato. Sì, ora ha promesso, distrugge. Ha promesso che li distruggerà, staremo a vedere. Ora vediamo che stanno rimettendo in sesto il campo. Mr. Forense, mi scusi. Sì. Ma non le è sembrato un po' scorretto un 2-1 in questa maniera? Ha iniziato lui ad aggredirlo. Ha iniziato lui l'aggressione. E lei che è scappato quella cosa fra le gambe e devo dire che... Sì. No, vabbè. Ma parli. Io mi dissocio. Che sta male qualcuno? Chiamate un'ambulanza, chiamate un dottore. Scusi, Barad. C'è un dottore, fa il pubblico. Sì. E quando mi rialzerò non avranno più pace, perché mi è arrivata una ginocchiata, quindi può dirmi di far star fermo l'arbitro, ma dopo le prendono. Questa non è una minaccia, ma è una promessa. Parole forti. Parole dure di un uomo ancora più duro. Credo che per battere Eric dobbiamo metterci d'accordo, dobbiamo essere strategici. Uno dei due deve fare da esca sacrificale, sbilanciarlo più che può. Uno gli deve bloccare le braccia e tenerlo però sulla schiena è difficile perché pesa parecchio. Ce la possiamo fare, i suoi punti deboli probabilmente li abbiamo capiti. Quali sono? L'equilibrio. L'equilibrio. Diciamo che la... Grazie all'arbitro che mi sta tenendo il microfono, perché non voglio consumare nessunissima energia, perché ne avrò bisogno per fare il culo a tutti e due. Mi ricordo molto bene di questa aggressione nei miei confronti, nel mentre in cui ho cercato di recuperare il codardo, che però ammiro perché ha comunque provato, anche se aiutato dal forense, che sinceramente un atto così vile non me l'aspettavo. Devo dire che meriteranno tutti i dolori che gli infliggerò in questo match. Purtroppo una volta che sarò carico non sarà neanche quasi divertente distruggerli, devo dire. Sarà molto molto facile, purtroppo. Siamo qui con il secondo tempo. Sono sempre Patrick Schenato, Nathan Mazzone. E c'è stata una coalizione trasformatasi in vero e proprio incontro con Marco, Mr. Forense, Magher e Marco, ricordiamo il codardo. Il codardo, quello che ha fatto tanto spettacolo per il nulla. Sì, infatti nella pausa c'è stato un confronto e ora staremo a vedere. Entrano nel ring. Non lo so, Nathan, la vedo molto, molto dura per Barald. È stremato dall'incontro, è stremato dal fuori onda. Sì, abbiamo già visto che in due sono riusciti a domarlo. Ricordiamo che Barald si è ripromesso di fargli mangiare la sabbia. È molto, molto, molto arrabbiato. Non avrà pietà alcuna. E ci siamo, iniziamo.
Vediamo subito che attendono, hanno paura. Attenzione. C'è stato uno è fuori e due. Due. E due. Doppia penalità, una penalità. Non so se l'arbitro è da punto, l'arbitro è da punto. Da punto è punto e l'astuzia ha prevalso sui muscoli, Nathan. Assolutamente sì. Due contro uno sono riusciti a farsi fregare comunque. Direi una mossa Geniale. Geniale, geniale. La genialità da, qui. Da togliersi il cappello. Sì, 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 sì. Infatti il codardo dovrebbe togliersi il cappello. E secondo round l'arbitro è dal via. E ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Nessuno parte. Attenzione, due contro uno. Lo buttano. No, si rialza subito. Ma è una potenza incredibile, Barald. Incredibile. Ha una potenza. Cade. Lo prendono in due. Sarà difficile per Barald di rialzarsi. Ma non va di schiena, non va di schiena. Non va di schiena, si rialza. Si rialza. È difficile contro due mastini del genere. Ma lui è un mastino ancora più grande. La schiena non tocca la sabbia. Sono riusciti in due. È lo stremo delle forze. Punto per i due sfidanti. Ma che dire, Nathan. E comunque siamo ancora sull'1-1. Sì. È tutto da vedere, ma il caldo fa la sua parte, oltretutto. È una giornata molto calda. Barald è decisamente stremato e lo vediamo. Ha bisogno di riprendere fiato. Gli altri due invece se la tirano, ma sono freschi come rose. Ricordiamo anche che Marco ha fatto, e questo è il suo primo incontro. È il suo primo incontro, attenzione, esatto. Di nuovo. Si collisionano uno avanti, uno dietro. Uno davanti, uno dietro, è difficile. Si libera, ma, si divincola. Riesce a divincolarsi, spinge via. Secondo me Barald. Oh, ok, uno è giù, ma Marco da dietro. Ma la schiena di Mr. France ha toccato la sabbia, però. Sì, ma non completamente, non per più di due secondi, credo. L'arbitro non ha più schiena di niente. È difficile anche per l'arbitro capire cosa fare. Ok, la schiena è sul mage. Il mage è giù. L'arbitro chiama, l'arbitro ha fermato. Avrei dato un punto per. Sì, ma l'arbitro non l'ha visto. Però sì, mage era schiena a terra. Sì. Screzzi. Ormai la sportività è andata a puttane. Sì, ma dopo quello che è successo nella pausa non c'era da aspettarsi altro. Qui è tutto fuorché sportività. Qui è una lotta e la sopravvivenza. Non è bello, era la cosa che ci eravamo augurati all'inizio e hanno rovinato tutto, purtroppo. Attenzione, è veramente stremato. Cade in ginocchio addirittura. E nessuno del pubblico che si alza per portargli da bere o... Qualcuno, ma abbiamo un pubblico un po' morto. Attenzione, dall'angolo si alzano. Sì, porterà l'acqua. È indecisa, ha paura di prendere qualche sportellata anche lei. Attenzione. Ok, va, sta andando. Sì, dal pubblico abbiamo l'intervento del pubblico. Beh, che dire, la cosa più bella che ho visto oggi, Nathan. Sì, è veramente un gesto decente dopo 10 minuti di antisportività. Sì. Un applauso per la sportività. E dal pubblico si alzano un fruscio di applausi appena appena percettibile, ma uno splendido pubblico. Dopo che è andato via lo sport, è iniziata la cattiveria, il pubblico si è speso. Sì. Ma loro erano qua per divertirsi, non per questo. Sì. Ok, ci siamo. Siamo sull'1-1. Terzo round. L'arbitro dal via. Attenzione, subito. Calcio. Forense è fuori. Forense è fuori. Non è fuori. È giù. È giù. Forense è giù. Ma l'arbitro qui. Sì, ma il mage da dietro approfitta, ma... No, è immovibile. La presa con le gambe. Ok, l'arbitro dice che non va bene. Attenzione, subito. Non riesce a rialzarsi. È crollato. Pausa. Non ce la fa più. L'arbitro annulla. L'arbitro fa finire l'incontro così. È finita. No, brutta fine per. No, per, non me l'aspettavo, Nathan. No. Vediamo, avviciniamoci al ring per capire cosa è successo. Ok, arbitro, lei la parola, come valuta questo incontro?
Direi che alla fine è stato per sfinimento, se no Barald avrebbe contrastato quasi sicuramente. Come ci si sente ad essere messi schiena a terra 2 contro 1 per ben 2 volte di fila? L'importante è vincere. Noi abbiamo giocato pulito, massimo supporto all'atleta. Barald, noi siamo con te. Grazie. Basta. Non aggiungere altro. Non aggiungere altro. Che dire, Nathan? È finita. Una triste conclusione. No, attenzione, non è finita. Attenzione! Colpo di scena! Colpo di scena! Oddio! Colpo di scena. Oddio! Ma non ho mai visto nulla del genere. No. È saltato il ring, è saltato tutto. Le ultime forze. L'ultimo scatto, sì, l'ultimo scatto, il moto d'orgoglio finale. Ecco qui la motivatrice del nostro Barald, che è stata così gentile da portargli l'acqua a metà incontro. Cosa hai da dire? È stato davvero bravo. Sì. Anche se ha perso questo ring round, ma bravo. Ci ha messo tutto se stesso. E anche per oggi da Sottomarino è tutto. Sì. Qui Patrick Renato. Nathan Mazzone. Alla prossima. Non vesto da frocio perché questi rapper
degli altri. So così bianchi che sembrano fantasmi. Le tipe che dicono di farsi di notte sono fighe di giorno coi baffi. Ehi, datemi un mo', che mi sento beh. Mi scoppia la te, mescolate bene, scolate tre, vule butto a me. Entro nel privé, sparo zanzare. Senti quadrati! Galito, beh, scivo di Moncler. Figa profuma di tre grosciane. Chi è Eric? Nel privé, non ti senti sì, bene. Cazzo frega a me, tu mi scegli mai. Chris adesso non più. Ecco, adesso ci sei.